Ed ora la parola al sottosegretario di Stato, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri. Salve, buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi, alle forze dell'ordine, al sindaco di Catania per l'accoglienza, all'assessore regionale e al presidente della regione che così cortesemente ci ha mandato i suoi saluti. E poi un ringraziamento personale, prima che istituzionale, a Luigi Corradi e all'amministratore delegato e quindi a tutta Trenitalia e al suo uomo di Bologna per aver raccolto quello che è stato un invito ad intervenire in una regione che un servizio del genere non lo ha mai visto prima. Stiamo parlando di una grande rivoluzione, signori? Assolutamente no. Rimaniamo con i piedi per terra. Questo è soltanto il primo gradino di una scala che cominciamo a salire. Però la saliamo consapevoli di andare verso la direzione di un diritto che finalmente si sta cominciando ad affermare. I siciliani sono italiani e come tali devono cominciare ad avere servizi che devono essere uguali a tutto il territorio nazionale. Luigi Corradi, l'amministratore delegato, prima da uomo e poi da istituzione, ha raccolto questa richiesta e non si è fatto pregare due volte all'intervenire con quello che oggi è il servizio che presentiamo. Ha delle particolarità, perché qualcuno mi ha detto: ma questo dice un grande spot, dice un simbolo, qualcosa del genere. Beh, io rispondo che se oggi voglio andare da Catania a Roma impiego 10 ore e 30. Con questo simbolo, con questo, non lo so, definitelo voi, non mi interessa, per me è un servizio freccia a tutti gli effetti, ci impieghiamo invece 7 ore e 10. Riusciamo a fare il biglietto integrato, abbiamo le coincidenze garantite e nessun altro dei servizi regionali in questo momento, ovviamente perché non essendo programmati, non lo riesce a fare. Allora quello che dico è questo: prendiamo innanzitutto questo risultato, battezziamolo positivamente, abbandoniamo quelle che sono ogni volta le retoriche. Ho letto di tutto, gente che diceva sui social che questo servizio sarebbe costato da Palermo a Catania 60 euro, costa 15 euro, costa solo un euro in più rispetto ad un regionale veloce. Ed è un treno a mercato che non stanno pagando i contribuenti siciliani, che non sta pagando la regione con le tasse dei cittadini, ma che è a mercato e quindi è un investimento che Trenitalia sta mettendo nel settore regionale ed è la prima volta che lo fa, quindi orgogliosamente riusciamo ad avere un servizio. Ora, per migliorare questi tempi di percorrenza oggi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare esattamente su quella che è la strada che abbiamo intrapreso. Nei prossimi anni, e già adesso, stiamo cominciando a spendere miliardi di euro per rifunzionalizzare, per migliorare la rete regionale ferroviaria. Il raddoppio della Messina-Catania-Palermo, che è in realtà 8 miliardi e 9 di investimenti, di cui 1,5 miliardi circa sono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo cominciando a lavorare sulla trapa di Via Milo, chiusa da oltre 10 anni, una grande vergogna, sulle quali Marco Falcone e ha fatto delle battaglie incredibili anche in commissione via. Io lo ringrazio, perché quando abbiamo un assessore del genere regionale vuol dire che riusciamo comunque ad avere qualcuno che si presta davvero e che ci mette la faccia, e siamo stati al suo fianco come governo per riuscire a sbloccare le questioni. Elettrificheremo quella linea quando arriveranno i Frecciarossa, perché alla fine del 2024 noi porteremo i Frecciarossa qui in Sicilia, perché stiamo già spendendo 500 milioni di euro per l'attraversamento dinamico dello stretto, che prevede anche 12 coppie di mini Frecciarossa che potranno finalmente imbarcarsi nei traghetti e arrivare da noi. Arriveremo alla fine e arriveremo finalmente ad arrivare anche a Trapani, se quella linea sarà elettrificata in tempo. Qualcuno mi dice: ma questi lavori entro quando finiranno? Leggiamo che potrebbero finire entro il 2030. Il tempo che ci vorrà, noi siamo sui cantieri ogni giorno per cercare di fare più velocemente possibile, ma in una terra in cui per 50 anni non si è messa mano alle ferrovie, che oggi qualcuno mi venga a dire siete in ritardo, perdonatemi ma non lo accetto. Non voglio neanche che qualcuno mi riconosca o ci riconosca l'impegno, ma certamente riconoscete le responsabilità passate che oggi non ci sono più, perché ci stiamo mettendo la faccia ogni giorno e soprattutto ci stiamo mettendo anche i denari per raggiungere quegli obiettivi. Ci vorranno 10 anni? Se ci vorranno 10 anni ce li metteremo, coscienti del fatto che abbiamo però intrapreso una strada e l'inversione non è più possibile. Arriveremo finalmente al punto di destinazione, che sarà un punto di destinazione nel quale finalmente la nostra regione potrà entrare nella normalità, nella modernità, e potrà avere finalmente dei progetti validi.
Queste sono le cose che stiamo portando avanti. E tanti soldi nel piano nazionale di ripresa e resilienza sulla linea della Palermo Agrigento ad esempio, o per la interconnessione con i porti e gli aeroporti, lo stiamo facendo tanto a Trapani Birgi quanto ad esempio con il porto di Augusta, lo stiamo facendo programmando dei futuri interventi che porteranno finalmente anche all'aeroporto di Comiso la possibilità di arrivare con il treno. Abbiamo aperto tempo fa la stazione di Fontana Rossa all'aeroporto, la stazione ferroviaria, e stiamo mettendo i soldi sempre in tema ferroviario su quelli che sono i collegamenti metropolitani sia della città di Catania che anche della città di Palermo attraverso il tram, collegando finalmente ampie zone di persone che lasceranno l'auto a casa per avere finalmente la mobilità sostenibile. Questi per me sono i risultati, gli obiettivi chiari che stiamo cercando di raggiungere remando tutti insieme alla stessa parte, e questa è una cosa secondo me molto importante. Allora, oggi partiamo con quello che per me rimane solo un antipasto, ma è un antipasto di qualità però.